Ehi bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e anche oggi ragazzi nel video news le ultime notizie Delle 24 ore passate di Fortnite racchiuse in pochissimi minuti dai ragazzi ancora un attimo di pazienza perché l'evento sta per arrivare, 4 giorni mancanti, di nuovo vi ricordo, il primo dicembre alle ore 22 ci sarà l'evento che ci porterà direttamente in season 5, forse non proprio direttamente, mi troverete ovviamente specialmente in live su Twitch per viverlo insieme. Parleremo nel video di oggi di alcuni leaks, non voglio portarvi via troppo tempo nell'intro, ma voglio ricordarvi e ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator Xiuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e non può che essere un tweet ufficiale della pagina di Fortnite. Secondo ehm, elemento appunto ufficiale, relativo all'evento: Fighting Galactus Tips 87. Ehm. Consigli per combattere il Galactus 87, così a caso, don't forget your jetpack, non dimenticare il tuo jetpack. Prepare for the final battle 12 1 alle ore 10 appunto di sera. L'immagine è davvero molto interessante, la andiamo a vedere un pochettino più in maniera definita. E come vedete, ci sono proprio le skin eh, più famose di Fortnite, alcune delle skin più famose che hanno letteralmente preso il volo con un un jetpack. Cosa vuol dire questa cosa? Eh. Bella domanda. Analizzando un attimo l'immagine vediamo nello sfondo proprio il Galactus e se guardiamo la parte sotto io ci trovo una notevole distruzione, un altro eh, elemento che potrebbe confermare il fatto che il Galactus vincerà la battaglia del Nexus e probabilmente quasi certamente distruggerà eh, la mappa che conosciamo e oppure la danneggerà gravemente, però il Galactus è il divoratore di mondi, quindi la vedo un po' dura che rimanga la mappa. Secondo me ne dovremo vedere delle belle e come vedete appunto l'unico modo per scappare è, sembrerebbe avere questo jetpack che non sappiamo se come quando ci sarà fornito, però noi incrociamo le dita e aspettiamo di vedere quello che succede. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché invece il Dona, il Donald Mustard ragazzi, il Donato Mustard a capoccione vi ricordo, del team di Epic Games ha fatto le sue, po fa le sue porcate, fa le sue porcate e c'è tutto il web e la community di Fortnite che impazzisce, però anche te Dona, dai, guarda cosa mi fa il Dona, mi cambia l'immagine di copertina di Twitch e gli mette rip tilted. Dai, adesso lo sappiamo. Ovviamente è un chiaro riferimento a Tilted Towers, quindi una delle città più importanti che abbiamo vissuto nel capitolo 1 di Fortnite, punto di incontro di vari pro player e di bordello generale alla discesa del bus. Eh, il fatto che lui abbia messo questa immagine di copertina può voler dire tutto, può voler dire niente, eh, forse ci sarà un ritorno di Tilted. La community ha sempre spinto e continua tuttora perché il le determinate vecchie città e la vecchia mappa, il dona generalmente non prende in giro quando fa queste cose. Quindi non me la sento di dare dei pronostici, io vi faccio solo vedere quello che succede. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle informazioni molto interessanti relative all'evento. Io ve l'ho già detto nei miei video news, non troverete spoiler sull'evento, anche se dovessi averli non ve li voglio mettere, quindi parliamo di tutto quello che ci porterà all'evento, quindi non abbiate paura, non vi brucio nulla. Ehm, ieri pomeriggio hanno fatto delle nuove aggiunte per quanto riguarda appunto degli effetti che eh, vedremo nell'evento e hanno ripreso gli effetti ehm, dell'acqua. Che abbiamo già visto con l'evento della season 9, il cactus contro il dogus. Devo dire che hanno ripreso in questi giorni un sacco di effetti che abbiamo già visto, appunto, che hanno già utilizzato. Eh, cosa potrebbe voler dire? Eh, bella domanda. Sicuramente hanno sfruttato, diciamo, roba che avevano già creato per avere, appunto, una mano. Per fare più effetti speciali possibile, dall'altro potrebbe voler dire anche veramente il ritorno del Dogus. Ne abbiamo parlato anche ieri quando abbiamo visto che hanno aggiunto gli effetti sonori del Dogus. Eh, vi ricordo per non se lo ricordi: il Dogus è quel robot gigante che hanno, avevano costruito all'interno del vulcano nella Season 9. E quindi il fatto che abbiano anche ieri aggiunto delle nuove cose ci lascia ben sperare che eh, ne vedremo davvero delle belle. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché informazione per tutti: alle mie spalle lo state vedendo, lo riconoscerete, il Frozen Legend Pack, ragazzi, tre skin, comprese il loro backpack. Se non ricordo male c'erano anche i picconi, come vedete il Raven, il Cavaliere e il Ranger. Sono ragazzi ehm, in arrivo. Il, no, sono, sì, sono in arrivo. Il 30 novembre, per il Cyber Monday, dovrebbe essere confermato il ritorno del Frozen Legend Pack. Uno dei tanti ritorni che in realtà hanno programmato di eh, ripubblicare appunto per festeggiare il, il Black Friday e il Cyber Monday. Quindi. Se non lo avete, una nuova occasione per portarvelo a casa. Occasione che non potete perdere, ragazzi: anche invece, per il Dark Fire Bundle, che invece dovrebbe già essere disponibile. Eh, io non lo posso vedere perché l'ho già acquistato quando uscì, ma eh, se non lo avete preso, un bundle davvero molto carino: il Dark Fire. Con altre tante skin, come vedete nell'immagine, al prezzo di eh, 14,99, 15 euro potete portarvelo a casa andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché aggiornamenti come sempre per quanto riguarda il Galactus quindi roba che potete vedere tutti voi anche nella partita questa è un'immagine che ha una decina di ore non di più e come vedete sta emergendo davvero in maniera molto prepotente oramai ha la grande superato l'altezza delle montagne non so se lo vedremo completamente eh, emerso dalle acque prima del primo dicembre ma questa è anche l'immagine che si vede nella pre lobby quindi dove c'è il tavolo degli, eh, degli eroi marvel come vedete eh, lui sta eh, spuntando ed è sotto forma di ologramma tra l'altro questo invece ve l'avevo già fatto vedere questa è la skin ufficiale eh, presa e eh, decriptata dai file di gioco di galactus rarità epica eh, potrebbe arrivare boh Forse il, dicembre, forse il primo dicembre, oppure arriverà nella nuova season? Non lo sappiamo, ragazzi. E quello che invece sappiamo è come sarà la fase finale. Quindi, questo è il giorno 1 dicembre, dove il Galactus è praticamente eh, emerso completamente. E prima di salutarvi velocemente, vi ricordo che sono arrivate le sfide della XP Stravaganza, quindi la possibilità di livellare con il vostro eh, personaggio. Per eh, l'ultima volta, perché queste sono le ultime sfide della quarta settimana, non sono difficili, sono solo un pochettino lunghe, ma danno davvero un sacco di punti esperienza. Insomma, ragazzi, io anche per oggi le news ve le ho dette. Vi ricordo di lasciare un bel like, ragazzi, importante. Spremete, spremete proprio il bottone dei like. Lasciate un commentino sotto il video se volete, aiutatemi a portarlo nei consigliati. Vi ringrazio per averlo guardato. Noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch. Ciao! Non parte l'altro. Ma porca vacca! Non parte l'altro. Non so perché, non parte l'altro. Lo mando ma manuale.